Mi piacerebbe rimanere sempre così, abbracciata a te. Presto potremmo stare insieme per sempre. Gonzalo, ho paura. Cos'è che ti fa paura? Temo che la mia madrina sia una cattiva persona. Al solo pensiero di tornare alla villa mi viene la pelle d'oca. Hai forse avuto degli screzi con lei? L'ho vista comportarsi in modo orribile con molte persone. Con Candela, con Aurora, quando le ha curato la ferita. E anche con Fernando. Oggi l'ho vista trattar male Candela. Non avrebbe mai dovuto perdere la sua attività e... Sono felice che mio padre abbia ingannato Francisca e abbia fatto giustizia. È dura accettarlo. Provo dei sentimenti contrastanti e... È molto difficile quando i membri di una stessa famiglia si scontrano gli uni con gli altri senza il minimo rispetto né considerazione. Non credo che questo concetto sia così familiare al modo di vivere di donna Francisca. È questo che mi delude. Gonzalo, io l'ho sempre amata e l'ho ammirata. Ma è sempre più difficile farlo. Maria, in diverse occasioni hai sentito dire cose spiacevoli su di lei. Infatti. Però in un modo o nell'altro ho sempre trovato la maniera di giustificarla. La mia madrina è stata sempre una donna forte che si è fatta valere in tempi difficili. E con me è dolce come il miele. Ma con gli altri amara come il fiele. Mi dispiace vederti soffrire. Ma dall'altra parte è il momento di aprire gli occhi, Maria. Li ho aperti, Gonzalo. E non mi piace ciò che vedo. Vita mia, temo che sia giunto il momento di tornare ai nostri impegni. Sì, hai ragione. Dobbiamo andare o sospetteranno. Inoltre vorrei andare a trovare mia madre. Le farà piacere la tua compagnia. Oggi è stata una dura giornata per lei. Molto. La conosco bene e so che per lei sarà difficile trovare conforto. Certo, è comprensibile. Alfonsina aveva portato nelle loro vite nuovi sogni e nuove speranze. Sì. E se ne sono andati con lui. È molto grande il vuoto che lascia. Tuo padre e lei dovranno affidarsi all'amore che provano e con il tuo aiuto andare avanti. Gonzalo, tu credi che anche noi un giorno avremo dei figli? Lotterò con tutte le mie forze per riuscirci. A me piacerebbe dartene. Niente mi renderebbe più felice. E li avremo. Se saremo pazienti, li avremo. Innanzitutto dovremo fare in modo che Fernando se ne vada. E lo farà non appena avrà risolto le pratiche relative alla morte di suo padre. È già in prigione a prendere il corpo. Non ci vorrà molto liberarsi di lui. No. Speriamo non ci siano altri contrattempi. Pochi problemi può dare un defunto. E nemmeno Fernando ce ne darà. Percepisco che anche lui non veda l'ora di farsi una vita lontano da questo matrimonio senza senso. Molto presto avremo la nostra famiglia. Hai la mia parola.